Ancora l'AUSL lancia l'allarme intossicazione da funghi, traccia un decalogo di comportamenti corretti per evitare brutte sorprese. Sentiamo. Il pericolo potrebbe essere nascosto anche dietro al fungo che sembra più sano e appetitoso. A dirlo sono gli esperti, a confermarlo i numeri. 50 persone intossicate in 26 casi nell'autunno 2009. Di queste 32 si sono rivolte alle strutture ospedaliere, per alcune le conseguenze sono state abbastanza gravi. A lanciare l'allarme è l'AUSL, che sottolinea come anche i funghi dall'apparenza più innocui possano in realtà nascondere un'anima tossica o velenosa. Ma come fare per non rinunciare alle passeggiate nei boschi alle prime luci dell'alba? Semplice, andare a far controllare il proprio bottino agli ispettori micologi del servizio igiene degli alimenti, che attraverso una verifica gratuita potranno certificare la qualità dei funghi raccolti, evitando così brutte sorprese. Il 2009 infatti è stato un anno di abbondante crescita di funghi spontanei, anche tossici o velenosi, e nei casi di conseguenze per la salute il fungo è stato sempre mangiato in casa. C'è qualche consiglio che può dare agli appassionati? Agli appassionati do il consiglio di andare sicuramente nei nostri boschi, però di prestare particolare attenzione e appunto di raccogliere i funghi, certamente non tutti quelli che si trovano, ma quelli che si pensa che possano essere commestibili, e poi prima di mangiarli farli riconoscere presso l'ispettorato micologico come commestibili effettivamente. In caso invece di intossicazione come bisogna comportarsi? In caso di intossicazione le persone devono, o di sospetta intossicazione, si devono rivolgere immediatamente ai pronto soccorso ospedalieri portando eventuali resti di funghi che abbiano consumato.